Ultima amichevole in questa sede, in San Giovanni in Fiore, com'è andata la preparazione? Ma diciamo che tutto sommato abbastanza bene. Quello che ci interessava di più, oltre naturalmente alla condizione fisica, lavorare proprio sul discorso fisico, ci interessava molto anche il discorso tattico, perché abbiamo proposto sicuramente un lavoro diverso e nuovo per quanto riguarda l'approccio della squadra. Quindi diciamo che la preparazione si è svolta serenamente, ha rispettato i programmi che erano stati prestabiliti, quindi siamo soddisfatti per l'impegno e l'atteggiamento che i ragazzi adottano in tutti gli allenamenti che gli vengono proposti, quindi diciamo che siamo sulla buona strada in un certo senso. Una preparazione favorita magari anche dai pochi infortuni, per fortuna, che non hanno condizionato tantissimo questa fase, sì, a parte qualche lieve acciacco. Ma ci stanno, nel periodo della preparazione ci stanno, effettivamente hai detto bene. Non aver mai fermato più di un giorno un calciatore è importante, anche perché è una fase che stiamo costruendo sia sotto l'aspetto fisico ma soprattutto anche quello tattico, nel capire i movimenti, nel capire cosa vuole magari l'allenatore da loro, e quindi è una fase importante per tanti motivi. Le condizioni di Mazza, che aveva subito un pestone, è mancato 5 minuti circa nel corso del primo tempo? Rientrato tutto nella normalità. Fronte mercato, cosa richiedono al momento gli allenatori? Servirebbe magari anche la firma sui contratti di qualcuno già aggregato nel gruppo? Sì, quello è un discorso che noi abbiamo fatto con la società, che la società ci ha dato anche delle garanzie, quindi siamo in attesa di trovare il momento giusto per andare a chiudere con questi giocatori che restano per completare una rosa che in questo momento si sta comportando bene, però va sicuramente completata. Adesso testa al Melfi, una squadra tosta con un allenatore molto difensivista che portò l'anno scorso a 2 pareggi il Foggia, appunto 1-0-0 e 1-2. Come pensate di impostare la partita? Quale sarà il tipo di preparazione per questa partita? Sicuramente questa è una fase diversa da quello che sarà il campionato, quindi sicuramente la condizione fisica, tattica, tecnica di tutto, è diversa in questo momento, però noi ci confronteremo con una squadra che poi farà lo stesso nostro campionato, quindi sarà una partita più attendibile e più veritiera, quindi cercheremo di perché noi come discorso diciamo interno nostro, la nostra priorità è sempre quella di giocare in tutti i posti che andremo a giocare, in casa, fuori, quindi non avendo nessuna difficoltà nel proporlo. Quindi la nostra squadra deve avere un atteggiamento propositivo e noi stiamo lavorando su quello. Molta concentrazione anche sui calci piazzati si notava questa mattina. Beh sì, dobbiamo piano piano, è un percorso che si fa gradualmente per arrivare alla prima giornata di campionato, che la squadra deve essere pronta. La ringrazio, mister. Prego.